Ecco, giriamo, buttiamo giù qua. Questa è una ripresa a bassa, a bassa altezza praticamente, siamo a 30-40 cm dal suolo. Vi posso assicurare che è molto comodo da tenere il bastone. Andiamo a vedere cosa fa Rezzina. Qui stamattina è sempre un po' la bocca, ma insomma poi gli passa. Vediamo anche com'è la registrazione dell'audio a questa distanza, no? Non è niente, amore. Non è niente. Ok. Ecco qua. Perfetto. Sta registrando, faccio delle clips. Poi una volta scaricate sul telefono vedo come ha ripreso il tutto. C'è un problema qui nell'aggancio, nel gancio che va al telefono, perché va a picchiare, va a premere il tasto proprio di accensione e spegnimento, perché è proprio al centro, per cui ha delle difficoltà e bisogna mettere in un determinato modo. Ora ho due custodie, vediamo cosa fa una delle due, in maniera tale che per esempio ora non ci tocca, però magari se quell'altra custodia che ho preso magari ha uno spessore in più sul tasto d'accensione, ci sta che poi alla fine quell'altra è più comoda, non vedo e non schiaccia il morsetto, non riesce a scacciare il tasto d'accensione, insomma. Qui ora siamo contro luce, alle mie spalle c'è il sole, vediamo anche come riprende il telefono. Il telefono ora è scarico al 10%, anche meno, di batteria, per cui è una prova che facciamo, diciamo, per vedere anche, ovviamente non essendoci le T-Track, non so quanto, come verrà ripresa la situazione, però la stabilizzazione mi sembra ottima. Poi è molto comodo anche il sistema d'allungamento della prolunga, che nel bastone c'ha una prolunga telescopica e fa vedere tutto, sta alla distanza, a una distanza maggiore rispetto agli altri gimbal, per cui ecco, se per esempio lo metto così, ecco, vedete, si vede dietro tutto il paesaggio. Vi assicuro che qui c'è un sacco di scosse, veramente un sacco. Okay. Comunque, poi guardiamo al computer come sono venute fuori queste prove del gimbal Insta360 Pro. Per me è una cosa valida. Poi c'è quel discorso della T-Track che è fenomenale, un'intelligenza artificiale, per cui quella è un'altra storia, faremo delle prove anche magari oggi. Allora,